Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Ultimamente sono stato redarguito da alcuni miei follower di fare video troppo pro. Tanti utenti infatti sia del gruppo di Facebook Studio One Pro Italy sia di questo canale mi chiedono spesso informazioni su attrezzature per audio recording più economiche, adatte quindi a chi inizia questa attività e ovviamente a seri limiti di budget. Come tanti ho iniziato anche io con poche cose, spesso economiche, ma che una volta sapute sfruttare al meglio mi hanno permesso negli anni di poter ottenere ottimi risultati. Per cui ho deciso di fare una serie di video studio basic proprio per incoraggiare tutti i musicisti e i fonici costretti dal budget a disposizione a dover acquistare apparecchiature per il recording più economiche possibili, ma cercando al contempo stesso di non acquistare materiale troppo scadente. Ho quindi fatto una ricerca, un po' di test e chiesto cortesemente ai distributori italiani di poter utilizzare il materiale selezionato per fare qualche tutorial sul recording low budget. Attenzione però, ho detto low budget, quindi non materiale scadente. Esiste quindi un limite tra la disponibilità economica e il buon risultato. Iniziamo quindi dal primo elemento della catena di recording, il microfono. Migliore sarà il suono catturato dal microfono, meno problemi incontreremo nella fase di mix. Per la serie costa poco ma funziona bene, ho optato per il famosissimo Rode NT1, ma non l'NT1A. Attenzione alla sigla, non vi fate ingannare. Vista la poca differenza di prezzo dalle versioni NT1 e NT1A, ho preferito scegliere quella più performante. A differenza dell'NT1A, infatti, abbiamo un top end più definito e degli alti più presenti. Quello che sto utilizzando in questo video è l'ultima release in commercio distribuita da MIDI Music e la trovate in vendita in tutti gli store italiani come ad esempio strumentimusicali.net che in questo momento grazie ad un forte sconto lo propone a 200 euro. Non vi consiglio di acquistare microfoni economici usati, non si sa mai come siano stati impiegati, come siano stati maneggiati e conservati ed è facile danneggiarli. Nella confezione troviamo oltre al microfono un adesivo della Rode e il manualetto di istruzioni in diverse lingue tra cui anche l'italiano e che ci permette di imparare come funziona il microfono, come settarlo e soprattutto come posizionarlo di fronte agli strumenti per poter iniziare a registrare. L'NT1 è un microfono a condensatore, quindi non un microfono dinamico. Presenta una sola figura polare, quella cardioide, il che significa che riprenderà il suono proveniente frontalmente al microfono e non capterà il suono proveniente dal retro. L'NT1 è ideale non solo per la registrazione di musica, ma anche un fantastico microfono per il podcasting o il doppiaggio, ma possiamo utilizzarlo anche per il sound design. Il rumore intrinseco è estremamente basso e lo rende perfetto anche per la registrazione di sorgenti sonore molto deboli. La struttura del supporto elastico che troviamo sempre all'interno della scatola, quindi quello volgarmente detto ragno, è costruito con polimeri rinforzati ingegnerizzati. Le vibrazioni vengono quindi distribuite uniformemente sulla struttura esterna tramite le ampie guide di montaggio, il che aumenta l'efficacia del sistema Lyre. Continuando, all'interno troviamo una bustina in tessuto, molto utile per coprire il microfono quando non lo stiamo utilizzando, evitando quindi che la polvere si depositi all'interno della capsula, oppure per riporre il microfono in un box. Il filtro antipop è costruito in acciaio e, lo vediamo all'interno della confezione, è modellato e saldato prima di ricevere una prima verniciatura in nero e viene montato inserendolo direttamente all'interno del supporto elastico. Tra i due rivestimenti esterni poi dell'antipop c'è un ammortizzatore in silicone che riduce ulteriormente le risonanze che potrebbero interferire con il suono. In questo momento sto utilizzando l'NT1 senza l'ausilio del supporto elastico perché è scomodo, ma con un semplice antivento montato sopra. Le caratteristiche del microfono principali sono, come vi dicevo, la ripresa con figura polare cardioide, la risposta in frequenza dichiarata tra 20 e 20 kHz, un'impedenza di uscita di 100 ohm, adatta quindi alla maggior parte dei preamplificatori che troveremo sul mercato, una gamma dinamica dichiarata di 128 dB in SPL fino a un massimo di 132 dB, il rapporto segnale-rumore è 90 dBA, estremamente basso come vi dicevo prima, e necessita ovviamente, di essendo un microfono a condensatore, di un'alimentazione phantom da 48 volt.
Pulse, che verrà fornita o dalla nostra scheda audio, quindi nella sezione pre della scheda audio, o da un preamplificatore esterno, come sto utilizzando in questo momento. Per rimanere sempre in tema di low budget, quindi studio basic, sto utilizzando un Focusrite ISA 2 Dual Mono Mic Pre. Anche questo è un buon preamplificatore per i microfoni a condensatore, migliore sicuramente di quello che troveremo all'interno della scheda audio, alimenta il microfono in maniera più corretta e dovrà essere poi collegato alla scheda audio attraverso l'uscita line. In questo momento il preamplificatore è ulteriormente selezionato in modalità ISA 110. La connessione con il preamplificatore avviene ovviamente attraverso un cavo XLR 3 pin, volgarmente chiamato Canon. Anche in questo caso vi consiglio di cercare un ottimo cavo, quindi magari qualcosa di meno economico possibile, perché anche il cavo influisce ovviamente sul segnale che viene catturato dal microfono e arriva al preamplificatore. Una volta avvitato il microfono sul nostro supporto elastico, facciamo attenzione che l'antipop sia inserito correttamente ed il microfono posizionato anteriormente all'antipop, rivolto verso di noi e con il cerchietto dorato in primo piano. Questo è il modo che ci permette di riconoscere la direzione in cui va sistemato il microfono. Nelle prossime lezioni vedremo come utilizzare il microfono Rode NT1, come poterlo quindi impiegare per la registrazione della voce o degli strumenti acustici e come configurare anche il preamplificatore e la scheda audio. Spero che questa lezione vi sia stata utile e vi aspetto ai miei seminari al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online, dove gli argomenti verranno affrontati in maniera semplice ed accurata. Verrete a contatto con le mie tracce e affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale lasciando poi i vostri commenti sotto. Ciao! A presto!